Ciao da Afsim, Cluj Lazio 2-1. Mi sono chiesto per quasi tutto il primo tempo perché mi fossi messo a guardare la partita, per quale dannata ragione. Poi l'ho capito nel secondo tempo, perché avrei avuto molte cose da dire poi di fronte a voi in questo video, dopo aver visto questa partita, questo esordio pessimo della Lazio in questa Europa League. Innanzitutto la Lazio aveva il beneficio di giocare contro forse l'unica squadra che ha un nome pronunciabile e breve, senza dover andare a leggerlo mille volte e fare lo spelling. Questo poteva avvantaggiarla, ma forse avranno capito male, pensavano non fosse calcio, pensavano fosse tennis perché c'era Djokovic, e quindi evidentemente hanno giocato come ha giocato la Lazio. Adesso tornando seri, male, ma a mio avviso questa Lazio, che tra l'altro va incontro a queste defaillance ciclicamente, è una squadra che gioca troppo distanziata, troppa distanza tra i reparti e troppo spazio tra i giocatori. Non riescono a fare neanche due tocchi di prima, neanche due passaggi di prima, è una cosa incredibile. Sono costretti sempre a portare palla, sempre ad inserirsi tra le linee degli avversari. È così, che cosa vuoi costruire? Veramente, veramente una squadra imbarazzante, un gioco imbarazzante quello della Lazio, un gioco veramente imbarazzante quello della Lazio. Lazio. Si distinguono in positivo. Allora, scusatemi, Acerbi sicuramente ha giocato molto bene e insomma, se non fosse stato per lui, probabilmente i pericoli corsi in difesa sarebbero stati maggiori e anche i gol magari sarebbero stati maggiori. Lazzari mi è piaciuto, mi è piaciuto l'atteggiamento di Lazzari. Poi è chiaro che ha sofferto lui come hanno sofferto tutti, perché la squadra di casa ci ha messo tanta grinta, ci ha messo tanta determinazione, ci ha messo più mordente e ripeto, erano tutti i giocatori del Lazio, sono tutti atomi, sono tutti delle monete. Ognuno sta per conto suo nel campo, non c'è un legame, non c'è diciamo una malta tra i giocatori e non c'è, sembra non esserci un sistema di gioco. Eppure la Lazio non ha fatto tutto questo mercato, ha preso questo Johnny, chiamatelo come volete, Coni forse essendo spagnolo, che ha fatto una buona partita. E diciamo solo lui probabilmente deve inserirsi nei meccanismi della squadra di Inzaghi. Per il resto siamo alle solite dell'anno scorso, di 2 anni fa. Ed è una squadra che ha vinto la Coppa Italia. Ha vinto la Coppa Italia battendo l'Atalanta. Ora voi mi direte, vabbè, ma l'Atalanta peggio che andar di notte, 4-0 ha perso ieri, d'accordo, però non è questo il tipo di, diciamo, di raffronto da fare. Il discorso è che non può essere la Lazio una squadra così indietro di condizione. Ora io è la prima partita intera della Lazio che vedo, non ho visto neanche il derby quest'anno, però ho visto qualche immagine e mi è sembrata un'ottima Lazio, mi è sembrata una Lazio propositiva, una Lazio convinta. Ora sicuramente mancava Immobile, sicuramente mancava Immobile, però Correa non ha neanche sfigurato tanto. E però manca Immobile, non riesci a giocare neanche a centrocampo? Veramente inspiegabile questa cosa. Poi, uscendo un attimo da quella che è la prestazione della Lazio, che ripeto, è veramente incomprensibile, ingiustificabile, imperdonabile, vergognosa. Andiamo un attimo in quello che è la dinamica UEFA. Mi spiegate perché nel 2019-2020 ancora non c'è il VAR in Europa League? No, io vorrei sapere. Sinceramente, avevo dato per scontato che dopo l'introduzione l'anno scorso, in Champions League sarebbe stato introdotto quest'anno in Europa League. Mi sembrava che avessero detto questo, mi sono perso qualcosa. Com'è che non c'è? Perché non c'è il VAR in Europa League? No, perché con il VAR forse, qualche mente più avveduta e assistita dalla tecnologia avrebbe segnato all'arbitro che il rigore contro la Lazio non c'era. Perché è un'invenzione totale, cioè lì è fallo in attacco. E l'attaccante che tira la maglia al difensore della Lazio, cos'era? Era Leiva. È l'attaccante che tira la maglia a Leiva. Leiva non fa nessun tipo di fallo, nessun tipo di fallo. O quantomeno si sono strattonati a vicenda, non esiste che lì dai rigore. Ovviamente non si tratta di cercare alibi, ma lo sanno benissimo i tifosi laziali, gli amici tifosi della Lazio sicuramente, che quel rigore non ha cambiato nulla. Perché la Lazio poi ha fatto l'arrembaggio finale, ha creato qualche pericolo per provare a pareggiare, però a pareggiare. Io non ho visto una Lazio in grado di passare in vantaggio, ma non ho visto neanche una Lazio che abbia meritato, anche solo per 10 minuti, di essere in vantaggio in questa partita e di vincerla. Poi vogliamo parlare del secondo gol che hanno preso? No, vogliamo veramente parlare del secondo gol che hanno preso? Perché la fortuna aiuta gli audaci, ragazzi, eh? Cioè, quel gol è fortunato e sfortunato perché arriva dopo una traversa. Poi quel palo gol è clamoroso, ma la fortuna aiuta gli audaci e in questo caso gli audaci hanno fatto leva su un'ingenuità. La difesa della Lazio è completamente sprovveduta, veramente ai bagni, cioè tra portiere e difensori non so. Ma è tutta la conseguenza che vi dicevo del fatto che sono tutti slegati, cioè io vedo c'è una distanza di 5-10 metri da ogni giocatore, ma come si fa a giocare a calcio così? Io non lo so, è chiaramente una squadra la Lazio che ha sempre corso tanto, ha sempre avuto giocatori di corsa, ha sempre avuto giocatori di intensità. Però allargarsi in questa maniera contro un avversario che sai che ci metterà la corsa, sai che ci metteranno il fisico, allora prova a palleggiare.
Diamine, è possibile che questa squadra, cioè io questo poi voglio dire, no? Perché magari, ecco, non dico l'Atletico Madrid, non dico l'Atletico Madrid, che è una squadra comunque di vertice in Spagna, tant'è che va sempre in Champions, anche se negli anni passati ha giocato tante Europa League, però squadre dello stesso livello di classifica della Lazio in altri campionati, prendete la Liga, prendete la Premier. E già ci stiamo facendo male. Ma com'è possibile? Com'è possibile che c'è questo divario? Cioè, io non riesco veramente a capire. Cioè, la Juventus pareggia contro l'Atletico Madrid. La Juventus, prima squadra d'Italia, pareggia contro l'Atletico Madrid, che non è la prima squadra di Spagna. E va bene, può capitare anche di perdere contro una squadra inferiore, questo è chiaro. Però poi, andando a scendere, io non riesco a capire perché le nostre squadre italiane, quando si affacciano in Europa, mi permettete, fanno schifo. Cioè, facciamo. Io non lo so davvero. Cioè, è una cosa, non trovo altri giudizi da dare. Non è la prima volta, non è la prima figuraccia che fa la Lazio o che fanno altre squadre in Europa. Ma prendete pure il Torino. Ma come hanno buttato la qualificazione a questa Europa League? Adesso vediamo la Roma. Dalla Roma almeno mi aspetto, visto che gioca anche in casa, mi aspetto una partitona, mi aspetto una partita vinta bene con tanti gol. Però resta questa delusione per la Lazio, soprattutto per la figuraccia, ma anche per averla meritata. Fosse stata una beffa, saremmo qui a dire brava Lazio, ci hai provato, ti è andata male, sai, la trasferta in Romania e tutte le scuse che volete. Ma l'hanno meritato di perdere. Quindi io non lo so, da tifoso della Juventus, simpatizzante tra virgolette della Lazio, nel senso che non ho mai avuto nessun tipo di problema con i tifosi laziali e con la Lazio in quanto tale, ma in questo caso tifoso della squadra italiana e da tifoso di calcio italiano, io sono esterrefatto. Ditemi la vostra nei commenti, come la pensate, quali sono le cause di questa sconfitta della Lazio, che cosa ci dice questa sconfitta, quali sono le dinamiche, i significati in termini di calcio italiano in Europa. Insomma, il vostro dibattito libero qui sotto e vi ringrazio. Grazie ovviamente anche per la vostra attenzione. Cogliete l'occasione, se non l'avete ancora fatto, per iscrivervi a questo canale attivando la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video. Se volete rimanere in contatto con me, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!